Buonasera Romagna ragazzi, direi che siamo tutti quanti carichi, pimpanti, arzilli, un altro bel video insieme pieno di tante notizie, carne al fuoco dal punto di vista del calciomercato ma anche della nazionale di Mancini che scenderà in campo domani, super attesa San Siro con appunto Italia-Spagna e poi se vinciamo dovremmo andare a affrontare una tra Belgio e Francia. Partiamo con i saluti però e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, grazie di esserci come sempre lo Silvio Romagno, stiamo arrivando ai 5.000 iscritti, quindi è merito vostro e anche di tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande ardore e grande orgoglio. Quindi continuate così ragazzi, veramente stiamo diventando una grande squadra. Come dicevo, volevo parlare appunto della perla della giornata perché sta tenendo banco sempre di più la situazione legata a Vlahovic. Era un giocatore di cui avevo parlato ampiamente già un mese e forse anche prima. Molti mi hanno detto ma lascia perdere, è impossibile che andremo su quel tipo di centravanti, costa troppo, adesso commisso farà la clausola di 70 milioni, eccetera, eccetera. E invece, come vi avevo preannunciato, la Juve ha già un accordo di massima col giocatore, il suo entourage, e infatti le prove appunto schiaccianti sono quelle che vedono commisso arrendersi di fronte a Vlahovic e alla sua gente che non vogliono rinnovare. E questo fa già pensare che la Juve ci sia già con lo zampino sopra, che Rubini arriva bene, snasano già il grande colpo e si pensa anche che Chiesa abbia fatto da intermediario per convincere Vlahovic a venire da noi. Alla Fiorentina non si trova più bene, effettivamente anche le ultime prestazioni hanno sottolineato questa situazione psicologica del giocatore che ha fatto un gol su azione su 5 in campionato, quindi 4 su rigore e l'abbiamo visto anche sottotono contro l'Inter e contro il Napoli. Quindi è un giocatore che vuole venire via e la Juve è ormai sicura di poterlo prendere con quel pagamento dilazionato, con la formula alla Chiesa tanto voluta e commisso, ecco perché a ritroso, guardando nel passato, aveva provato a mettere un po' di zizzanie e diciamo dare addosso la Juve al suo modus operandi, provando a dire che non paga gli stipendi, che non pagano i cartellini direttamente ai giocatori o le clausole ma vogliono dilazionare i pagamenti, insomma c'era un retroscena dietro che alludeva appunto al fatto che la Juve aveva già messo le zampe su Vlahovic e quindi si sta aspettando solamente di capire se il serbo, dato che scade nel 2023, vuole già andare via a gennaio o a giugno. Molto più probabile a giugno, però sapete come funziona il calciomercato, qualora commisso vuole venderlo senza rischiare di perdere a parametro zero il prossimo anno a giugno, potrebbe appunto cedere al losing della Juve e alla possibilità che la Juve appunto voglia pagare 70 milioni del cartellino in maniera dilazionata. Quindi questa è la prima bomba di oggi, clamorosissima, veramente clamorosa, e però sapete anche voi che se dovesse arrivare Vlahovic, un posto da centravanti salta, cioè bisognerebbe riparare uno slot, a quel punto Morata, che ha già fatto con questo 2 anni, il terzo anno dovrebbe essere riscattato, ma per 45 milioni, quindi è una bella cifra, quindi penso che la Juve se ne disferà e con quei 45 milioni che avrebbe dovuto dare a lui per riscattarlo preferisce darli per Vlahovic appunto ma successivamente pagandolo al terzo anno come ha fatto con Locatelli e Chiesa. Quindi è veramente una formula importante e siamo gli unici in Italia che possono permettersi di prendere Vlahovic appunto per quel tesoretto di cui parlavo ieri di 100 milioni perché il Milan ci ha messo gli occhi addosso ma dubita anche per dire Pellegatti che è uno dei più affidabili a livello calcistico sul Milan, ha detto che non si possono permettere delle cifre del genere. Io sono più che convinto che sarebbe un grandissimo acquisto, che ne dicono un po' tutti gli eter juventini e gli anti-juventini che sta facendo male, che non è più Vlahovic l'anno scorso, che deve ancora affermarsi, eccetera. Dammelo a me uno che fa 21 gol in 27 partite in Serie A a 20 anni e deve farne ancora 21. Io me lo prendo volentieri, anche perché in un gioco collaudato come quello da Juve, con grandi campioni attorno e non con i giocatori della Fiorentina, potrebbe sicuramente innanzitutto limare i suoi difetti e soprattutto migliorarsi. E ricordiamoci che Vlahovic giocherebbe da boa in avanti, gli arriverebbero tantissimi palloni e non dovrebbe fare lo stesso tipologia di gioco con la Fiorentina. Cioè giocherebbero su di lui, un po' come avrebbero giocato per Ronaldo a Real Madrid, come giocano a Manchester United per lui, come non abbiamo mai fatto noi alla Juve, purtroppo. Però appunto giocherebbe come il Lewandowski della situazione, l'Allan della situazione, e quindi chiaramente farebbe tantissimi gol, lo sappiamo già, sia su azione che sul suo rigore. Chiaramente i rigori li batterà Bonucci o Dybala, ci sono altri rigoristi davanti a lui, però sicuramente è un giocatore che può fare tranquillamente 25 gol a stagione, anche in una big, dove comunque deve ambientarsi e prendere il ritmo. Quindi questa è un'altra grande notizia. Poi gli altri nomi li abbiamo già fatti, sono i più papabili Tchouaméni e Van de Beek in questo momento, e poi per ora basta, visto che a livello di rosa siamo abbastanza messi bene se dovessero arrivare questi profili qui, anche perché in attacco abbiamo
ricordiamoci Caio Jorge e Ken, oltre che Dybala, Chiesa, Bernardeschi all'occorrenza, Quadrado, Morata prima che parta, e quindi diciamo che i numeri ci sono. A centrocampo siamo un po' più scoperti e quindi i nomi che abbiamo fatto in questi giorni rimangono sempre lì sulle spine, nel taccuino di Cherubini, perché se ci dovesse essere un modo appunto per andare su giocatori come Tchouaméni e Van de Beek, liberando McKennie per 40 milioni oppure Ramsey per 15, sperando che ci sia qualcuno che abbia voglia di dividere in qualche modo anche l'ingaggio, a quel punto potremmo veramente pensare a una Juve forte, stellare, che può puntare a tutto. Non è detto che vinca la Champions, però può almeno cominciare a capire di essere tra le prime 8, prime 4, ma sulla carta, anche dimostrando a livello di gioco, non soccombendo a Lione e Porto agli ottavi. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Poi andrei anche a fare un piccolo excursus per quello che riguarda l'Italia, perché ragazzi è una partita fondamentale. Alla Spagna mancano 11 giocatori, quindi saremo sicuramente agevolati e giochiamo nel nostro stadio a San Siro. Dobbiamo evitare di fare troppi cori, diciamo i fischi contro Donnarumma, perché è una partita delicata, quindi potrebbe risentirne anche per l'età e comunque anche per lo spostamento, diciamo, di pochi mesi fa che ha fatto dal Milan al PSG. Quindi il giocatore è ancora mentalmente un po' fragile, bisogna sostenerlo, è un nostro giocatore dell'Italia, quindi assolutamente evitare questi cori anti-Donnarumma. E io sono convinto che l'Italia, con la formazione che ha messo in campo Mancini, diciamo nel pre-partita, può sicuramente battere la Spagna. È una squadra fortissima che gioca veramente col dominio del possesso palla, e se dovesse farci anche quello scherzetto di giocare con Dani Olmo o comunque con il falso 9, patiremo tantissimo. Quindi noi dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto all'Europeo, ma secondo me concedere meno palle gol, perché all'Europeo abbiamo concesso dei tiri da vicinissimo che, se avessimo avuto dei centravanti veri nella Spagna, avremmo preso 2-3 palle. Per fortuna diciamo che non avevano dei bomber freddi sotto porta, e quindi siamo andati veramente bene, che non hanno concretizzato le palle gol, e quindi alla fine abbiamo pareggiato 1-1 e siamo andati ai rigori. E stasera io mi aspetto un'Italia arcigna che vada a vincerla, però stavolta direttamente nei primi 90 minuti, e anche magari con un 2-0 secco, visto che comunque abbiamo la fortuna di avere la rosa al completo, a parte Immobile che manca e Mochena al posto suo, e invece la Spagna appunto è rimaneggiata, e comunque Luis Enrique deve fare di necessità virtù, e non è detto che, diciamo, gli interpreti che ha a disposizione potranno diciamo esprimere lo stesso tipo di gioco che è di stampo spagnolo, cioè quello di possesso palla, triangolazioni, profondità, palla che si muove veloce tra le linee, passaggi larghi e verticali, niente palle lunghe, gioco a terra veloce in modo da far muovere le difese e stancarle. E quindi speriamo, da un lato, che non ce la facciano, no? Così abbiamo diciamo il favore del pronostico, però in ogni caso, se dovessero riuscire a metterci alle corde, di stare compatti in difesa e non rinunciare a fare il nostro gioco propositivo come abbiamo fatto all'Europeo, senza andare a fare il catenaccio. Lasciate un bel pollice se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ragazzi, grazie mille di esserci sempre, a presto!